E ora cosa abbiamo? No, mangiare, ancora, ancora mangiare. Ma è una fissazione la sua, maestro. Oh, che facciamo? Avete qualche desiderio di qualcosa? Vediamo un po'. Acciughe. Ah, sì, i cetriolini. Ma che... Certo, scrivo delle cose, cetriolini. Eh? Chi è stato? Ah. Cetrioli. Io ho viaggiato tanto. Ho visitato la Spagna. Sono stato in Germania, con Rothschild. A Francoforte ho conosciuto Mendelssohn. Si sedette al pianoforte e mi suonò alcuni suoi Lieder. No, vi prego, gli dissi, vi prego, suonatemi Bach. A Londra ho fatto qualche soldo. No, non come compositore, bensì come accompagnatore. E dopotutto quei signori volevano soltanto vedere una volta il mio naso e ascoltare mia moglie, la mia prima moglie,
Isabella Colbran. O Colbran, non ricordo mai. Era una cantante. Ah, per la nostra partecipazione alle soiree musicali avevo fissato il prezzo assai elevato, di 50 sterline. E abbiamo partecipato a forse 60 di queste soiree. E già solo per questo ne valeva sinceramente la pena. A Vienna poi... A Vienna incontrai Beethoven. E gli scrissi su un foglietto tutta la mia ammirazione per il suo genio. Tutta la mia gratitudine per avermi offerto l'opportunità di esprimergliela. E lui mi disse soltanto... Oh, sono soltanto un infelice. Terminata la visita, scendendo quelle scale malandate, pensai alla pena e allo squallore in cui viveva quel genio, sordo e malandato, mentre intorno splendeva la vita opulenta della capitale asburgica. Ah, adesso avrei bisogno di... qualcosa di dolce. No, caramelle, no. Ah, no. Eccoli. Fichi secchi. Sì, prego. Fichi secchi. No, mangiare. Mangiare, su. Sono fissati, mangiare. Fichi secchi. Thank you.
A un certo punto sono dovuto andar via dall'Italia. L'ideale e il sentimento erano rivolti esclusivamente al vapore, alle barricate. Mi contestarono quella sera del febbraio 1848. Ero a Bologna. No! No! Non il pubblico! I patrioti! Freddo egoista! Scrissero le gazzette. Dispregiatore insolente di tutte le cose fuorché del denaro. Ah, io ero dolce di carattere, ma fiero nell'animo. Così Rossini, il reazionario, l'illiberale, li accontentò e se n'andò a Parigi. E pensare che ho vestito la parola libertà nel mio Guglielmo Tell, a modo di far conoscere quanto io fossi caldo per la mia patria. Oh, troppi, troppi, troppi dispiaceri. Ma quanti ricordi, gli stracchini, i cotechini, le lasagne, i tartufi. Nella mia vita ho pianto solo 3 volte. Quando fischiarono la mia prima opera, quando sentii suonare il mio amico Paganini e quando mi cadde in acqua durante una gita in barca un tacchino farcito ai tartufi. Il tartufo è il Mozart dei funghi. Ma io ricordo che anche quando componevo lo Stabat Mater e cercavo un motivo musicale, mi venivano in mente solo pasticci e tartufi. Sono stato un ragazzino precoce, sapete? Non avevo neppure 9 anni ed ero già un ottimo suonatore di viola. Però a 6 mi scolavo tutto il vin santo che avanzava al prete durante la messa. Adoravo fare il chierichetto. Ah, il vino, il vino! La mia cantina era sempre fornitissima. Il Bordeaux, Marsala, il Madeira. Devo ringraziare la mia musica. Se ricevevo il porto della riserva reale del re del Portogallo, un mio grande ammiratore, come Giorgio IV d'Inghilterra, d'altronde i Borboni di Napoli, il principe di Metternich. Una volta il barone Rothschild mi inviò qualche grappolo della sua uva migliore. Gli scrissi: «La vostra uva è eccellente, ve ne ringrazio, ma il vino in pillole non mi piace affatto». Mi inviò subito alcune bottiglie del suo migliore Chateau Lafite. Squisiti regali. Per placare la mia nostalgia, a Parigi ricevevo le olive da Ascoli, il panettone da Milano, la mortadella e i tortellini da Bologna, ma anche i formaggi piccanti e quelli fermentati dall'Inghilterra e la crema di nocciole da Marsiglia. Ah, Albert Lavignac, il compositore, mi regalava di tanto in tanto
una dozzina di ruoia, quelle deliziose sardine che si pescano nel golfo di Guascogna. Amico mio, gli ho detto un giorno, amico mio, non mi portate questa roba di sabato. Il sabato? Ho molta gente a tavola. Ed io, quando ho delle ruoia, desidero di mangiarmele da solo, a mio agio e senza chiacchierare. Però, da buon marito, ne offrivo sempre una a Olimpia. E sapete perché? Perché l'appetito è per lo stomaco ciò che l'amore è per il cuore. Ah, bene. E adesso, ma benedetto figliolo, quello che c'è scritto? Che c'è scritto? Che c'è scritto? Uva? Passa. Dovete ridere a questa battuta. La rifacciamo? Oh, allora. Uva? Passa. Thank you.
Maestro, lo sa? È a Parigi che ho conosciuto il divino Antonin Carême. Lei sa chi era? Un genio, glielo assicuro. Un genio! Lo chef più famoso del mondo, a quel tempo, cucinava in casa Rothschild. Nessuno capisce la mia cucina. Quanto lei, maestro! E per me, che quell'architetto pasticcere, lo chiamavamo così, l'architetto pasticcere, e per me, che ha creato quei deliziosi pasticcini rotondi di pasta sfoglia, ripieni di frutta, chiamati Figaro. Ma a proposito, ma dove sono? Ah, devo proprio farveli assaggiare. Figaro, ma dove sono? Dove... Ma dove sono? Ah! Dove... Dove sono? Do... Sei stato tu? Sei stato tu? Sei ingrassato, Antoine. Devo proprio farveli assaggiare. Prego. Antoine, quanti ne hai mangiati? Oh, Dio, musicisti. Vabbè. Buoni, lo so. Vabbè, vuol dire che tornerete a trovarmi. Ah, e che dire? Della torta alla Guglielmo Tell. Il divino Carême la preparava con mele e glassa allo zucchero. Oh, povero Antonin, come ha sofferto quando sono andato via da Parigi. Un amico, ma non era il solo. Quando entravo in un ristorante, stringevo prima la mano al maître, poi salutavo il sommelier, tutti i camerieri e infine omaggiavo lo chef per vedere cosa mi stava preparando. Solo a quel punto mi sedevo a tavola. Amici che hanno dedicato alla mia persona un'infinità di ricette. Ah, ma anche io ne ho inventate altrettante, sapete? Il risotto al midollo di bue. Per esempio, i cannelloni ripieni di foie gras, la minestra di beccacce, la spuma di prosciutto e pollo, i tournedos. Voi non conoscete i miei tournedos. Bene, via. Su, a casa. Basta. Come sono fatti? Lei, in terza fila. Come sono fatti? Pesce? Carne? Pasta? Verdura? A pranzo, a cena o a colazione? Scusate, ma non conoscere i miei tournedos è come non conoscere la mia opera più famosa. Lei non conosce la mia opera più famosa. L'ho visto. Ha fatto A. Quella signorina lì. La figlia del macellaio lì. Qual è la mia opera più famosa? Non si esce da casa se non mi dite qual è l'opera più famosa che ho scritto. Il Laida? Il Laida? Il barbecue. Il barbecue. Pane di Altamura, Mangerò sempre quello di Matera. Allora,
Bene. Se ne dicono tante su questa ricetta, ma la verità è una sola. Ero al Caffè Anglais a Parigi. Conoscete Parigi? Frequentate di solito il Caffè Anglais, tutti, credo. Ci siamo visti al Caffè Anglais varie volte. Bene. Ero al Caffè Anglais a Parigi e, come mio solito, premevo sullo chef per assistere alla preparazione del piatto che mi riguardava, obbligandolo a prepararlo nella sala da pranzo, vicino al mio tavolo. Lo facevo sempre, con tutti. Oh. Sì, forse gli stavo un po' addosso, ma lo consigliavo e quell'incapace si indispettiva. Allora io gli dissi: e allora, messier, tournez les dents. E allora, signore, giri la schiena e se ne torni in cucina. Ecco, così è nata la mia famosissima ricetta. Dunque, ascoltate. Prendete filetti di manzo avvoltolati e appoggiati su fette di pane fritte nell'olio e nel burro e accompagnati con del foie gras e il tartufo e sapientemente innaffiati con dello splendido madera. Tournedos!